Sì, è una parte importante, finalmente si libera questa città, si ha lo sguardo al mare. Pensate che come riminesi noi da quando siamo nati, da bambini, quando passavi con qualsiasi mezzo, in macchina, in moto, in bicicletta, non riuscivi a guardare il mare perché c'erano i tetti delle lamiere delle auto. Rimini è una città che ha troppe auto, se mettiamo in fila le macchine che noi possediamo, una in fila all'altra, su un chilometro di strada facciamo 800 metri di lamiera. Oggi vogliamo mettere in sicurezza, come diceva l'assessore Sadelgovat, sono stati rilevati incidenti gravi, si sfrecciava lungo il lungomare andando a fortissima velocità, c'è una riorganizzazione della città coerente con il master plan, vogliamo una città europea. Per traffico interno sotto i 2,5 km ci si sposta in auto, questo non va più bene neanche per i turisti. Oggi cosa facciamo? Riorganizziamo e mettiamo in sicurezza il lungomare, la spina di pesce delle auto a monte, una grande pista ciclabile in entrambi i sensi di marcia dal porto fino a Riccione e una riorganizzazione anche degli stalli, dei parcheggi che coinvolgendo i viali delle Regine e le vie limitrofe al lungomare non diminuiranno. Quindi un intervento fatto con buon senso ma anche fatto con la voglia di fare. Noi abbiamo sempre detto ai nostri uffici comunali che oggi dopo molti incentivi e molti stimoli con diversi toni di voce hanno fatto, devo dire, un bel lavoro. Non bisogna solo fare, bisogna fare bene. A casa tua, quando metti mano a casa tua, non fai e basta, fai bene. E allora noi siamo Rimini, dobbiamo dare un messaggio all'Italia di speranza, di rinascita. È la prima pista ciclabile che ha con sé i segni identitari della città. È la prima pista ciclabile con i segni della spiaggia. Il colore, la finestra della spiaggia saranno i colori della pista ciclabile. Ci sono i colori della città creativa, il verde bio, il viola, il rosso e l'azzurro, sono colori che disegnati da Leonardo Sonnoli, individuati da Leonardo Sonnoli, che hanno caratterizzato il Capodanno, i grandi eventi. Quindi l'idea di una ciclabile color sabbia per riprendere il mare e che anche i segni pop liberi della musica della città creativa fatta dai nostri eventi. Noi non produciamo piastrello chimica, produciamo, se ce la facciamo, emozioni. Sono importanti gli interventi come le fogne, le strade, sono importanti gli eventi che attirano la gente e i turisti, che creano un clima. Oggi persino i colori dei grandi eventi, dei concerti, sono sulla pista ciclabile. Inoltre via la mondezza delle aiuole e una rinaturalizzazione con la flora mediterranea, dai rosmarini alle lavande ai mirti. Quindi un piccolo grande intervento che ridà ai riminesi il lungomare e ai turisti anche la possibilità di viverlo meglio. Sì, una vera riorganizzazione funzionale, perché per quanto riguarda il traffico veicolare tutti i riminesi sanno che spesso questa arteria lungomare di Rimini era utilizzata, diciamo, in maniera impropria, le macchine sfrecciavano a velocità spesso abbondantemente oltre i limiti consentiti dal codice della strada. Purtroppo spesso la polizia municipale e non solo è dovuta venire a rilevare gravissimi incidenti. Io credo che quindi, oltre a mettere in sicurezza questo pezzo di lungomare per i ciclisti, anche il traffico veicolare avrà modo di tutelare meglio gli automobilisti stessi ma anche i cittadini rimanesi. Ciclabile in sede propria, quindi in sede in corsia riservata. In corsia riservata e stiamo lavorando non solamente sulla promozione delle piste ciclabili in sede propria, ma integrando tutta una serie di misure che vanno a lavorare ovviamente sulla messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali. Tutta questa strada diventerà una zona 30, quindi la corsia riservata verrà ulteriormente tutelata anche dalla previsione di un passaggio delle auto che rimarrà all'interno dei limiti dei 30 km orari, e questo per garantire la sicurezza di pedoni e di ciclisti. Credo che sia questo il modo anche per cominciare a ripensare le nostre strade, soprattutto in zone, penso al centro storico, che non hanno la possibilità anche di avere la sede propria, e forse questa è la battaglia anche che dobbiamo fare, sì, su altri livelli. Noi, guardate, poi con tutti i limiti, però questa cosa qui l'abbiamo voluta, fortissimamente voluta. Se guardate il master plan, tutto quello che facciamo noi oggi deve avere una coerenza. Immagini una città diversa, fai le varianti, vuoi riqualificare il centro storico, approviamo in fretta il PSC e RUE.
Se guardate il master plan, c'è una slide, non so se ve la ricordate, che è nera, che ha un sistema radioso di piste ciclabili, quelle in rosso, quelle completate, quelle in giallo da completare. Noi andiamo lì, noi vogliamo rifunzionalizzare gli assi di traffico interno della città, facendo delle piste ciclabili strutturali laddove c'è la possibilità, oppure rifunzionalizzando l'asse stradale. Ci muoveremo sulla via Marecchiese, ci muoveremo. Se andate a vedere quella slide, quelle vene rosse e gialle, noi interverremo rifunzionalizzando, che vuol dire che si passerà in modo diverso in auto, magari stringendo le corsie, riorganizzando i marciapiedi. Oggi c'è in Italia, Rimi, c'è molto spesso un transito selvaggio. Un'auto e mezza per carreggiata, una gomma sul marciapiede, uno che parcheggia, avete presente, no? Si tratta di fare una corsia ad auto più stretta, rifunzionalizzare il marciapiede e ricavare le piste ciclabili. Questo è un segnale che da cui, come dire, si espanderà l'intervento in tutta la città.